così. Buonasera. Cercavo di proporre una frase in francese. Ho studiato un bel po', però. E pensavo che tu la vis comme la mienne quand tu l'attends elle devient. C'est ça que je pense. Alla fine. La mia vita su di un cactus. Nel mio libro, la mia vita su di un cactus penso che sia una condizione che ognuno di voi e anche io ho provato nella vita. E quando si sale su un cactus c'è una sensazione di paura, di angoscia, qualcosa che ti fa paura, ti fa anche male. Però quando sei sopra ti abitui al dolore, magari può essere un buon rifugio, può essere un posto dove puoi effettivamente dire come la pensi. Puoi anche colpire tanto con le parole, puoi anche fare male da un cactus. Perché le parole non restano parole, ma perché vengono generate da sofferenza e annullano l'odio e dovrebbero creare amore. Ed è qui che su un cactus ho trovato però un bisogno, perché alla fine trovi un bisogno, qualcosa che all'improvviso arriva e ti fa paura. Bisogno. Perdermi nei tuoi sguardi, angoscia improvvisa di non vederti più, ansia insensata o vita colpevole che sceglie per noi cammini troppo distanti. Ho voglia di un grande abbraccio, come se avvolgermi tu, non toccandomi, ma facendomi vivere la tua presenza. Mi stringe invece il vuoto, vorrei partire per quei viaggi improvvisi, fuggire da te che sei la mia tana, a volte la mia trappola. Scappare da questo dolore insistente, da questi pasti consumati in attesa. Scattaiolare aprile da questa statica svolta di vita. Io fuggo, autore dei cambiamenti e non delle rese, della libertà e non dell'abbandono, degli attimi vissuti intensamente. In questi così convulsi mi perdo e arrendevole. Vengo da te. Sei su un cactus e ti rendi conto che magari le hai provate tutte. E c'è una massima che mi è venuta, che nella vita si possono possedere tantissime chiavi, ma nessuna serratura da aprire. In quel caso il mio consiglio è di gettarle le chiavi, perché sono solo un peso. E poi sembra un po' strano per l'età che ho, sì, questo è vero, mi sono messo in discussione parecchie volte, ne ho parlato anche con tante persone, però c'è l'incompiutezza dell'essere umano, qualcosa che ti porta oltre, qualcosa che dice sì, ok, ma è tutto qua, però mi sento incompiuto, ho paura, voglio dimostrare per forza, voglio rimanere. E c'è questa poesia che ci tengo particolarmente e vorrei che voi la tenesse con voi. L'ultimo giorno, la scadenza. Se dovessi andarmene così, all'improvviso, un involucro freddo, la tina ghiacciata, da questo meraviglioso frigorifero, la vita. Se dovessi improvvisamente non aprire più gli occhi, per notare quanto ancora mi resta da gustare in questo grande freddo di ricche pietanze scadute, che si sono fatte attendere troppo. Se mi buttassero all'improvviso nel buio dei rifiuti cosmici, ricordatevi di quanto ci hanno prodotto, gustato o rifiutato, quando pensavamo insieme di non scadere mai. Per voi. Roberto Agostini che mi ha accompagnato alla chitarra. E grazie a voi per aver accettato. Era Yuri Buzzi. E lasciamo la parola, quindi finiamo questo ciclo di canzoni con due rappresentanti del Fronte Popolare della Musica Libera, Gianluca Bernardo e Angelo L, che ci proporranno due canzoni. Ti lascio, Gianluca, gestire, quindi una canzone. Allora, il Fronte Popolare della Musica Libera è da qualche anno, 5 anni, sono cantautori romani
che vengono in Francia. Quindi adesso, visto che siamo a Roma, li abbiamo invitati pure loro. Gianluca e Bernardo. Scusate, ogni tanto ci vuole un po' di santa pazienza, risolve molti problemi e di questi tempi ce ne vuole. Forse anche più di qualche problema, di molti problemi. Per cui con un po' di santa pazienza adesso risolviamo il problema. Tanto voi non avete fretta, no? Alla gloriosa Repubblica Romana del 1849, noi torniamo sempre. Seduti sulla linea del piave, si danno la mano giù per la via, ma c'è così poca poesia, ma c'è così poca poesia. Gli artigli della mia inerzia, fumati nel senno di poi, suonano il corno della sconfitta, puoi riderne se tu lo vuoi, la faccia di chi ride di noi. Darti qualcosa di più, ma sono stato il vigliacco di sempre, un giorno mi perdonerai e magari faremo un amore. Vedranno la prossima estate, 10 anni in fondo non sono uno scherzo, ciascuno ha deciso per sé, o altre volte hanno scelto per noi. We'll be right back.
Grazie Gianluca. L'ultima canzone prima del premio.